buongiorno a tutti e a sole alto e caldo, sabato pomeriggio ci siamo un po' ridotti come presenze, però penso che comunque sia importante anche per le presenze che ci sono cercare appunto di utilizzare questo tempo per anche per un confronto molto franco su quelle che possono essere gli sviluppi, no, della lotta del nostro paese, ovviamente all'interno della cornice europea. Abbiamo scelto di organizzare il convegno appunto con questo taglio, no, che è quello di un approfondimento all'interno delle dinamiche globali di quello che è il mercato del lavoro, della ristrutturazione, dei cicli produttivi e ovviamente della logistica, perché pensiamo che se non siamo in grado anche di leggere quello che avviene in una dimensione più globale, poi abbiamo molta più difficoltà ad applicare nelle lotte che facciamo quello che serve a fare. No? Quindi è noi che operiamo, appunto, che lavoriamo direttamente con ADL, in particolar modo con la logistica, sappiamo bene cosa vuol dire appunto l'internalizzazione, no, del conflitto. Sappiamo cosa vuol dire quando abbiamo a che fare con FedEx e DNT, quando abbiamo a che fare con UPS, quando abbiamo a che fare con GLS, DHL, eccetera. Quindi abbiamo a che fare direttamente con delle multinazionali. Quindi è chiaro che non possiamo porci se non all'interno di un quadro globale, no? Quello che manca ovviamente sono oggi i collegamenti necessari per riuscire a produrre un intervento, no, e una dinamica conflittuale che possa anche essere in grado di incidere sul piano almeno europeo. Detto questo, io voglio provare a cercare di dare qualche spunto di riflessione, no, su come si è prodotto un ciclo di lotte qua in Italia, un ciclo di lotte all'interno della logistica che ha cambiato completamente quello che era il quadro esistente dei rapporti di forza e delle forme di sfruttamento che esistevano nel nostro paese fino a almeno 10 anni fa. E come si è prodotto questo tipo di cambiamento così radicale? E dopo spiegherò quali sono stati anche i cambiamenti reali, cosa è cambiato nella vita delle persone, perché quello che è importante sempre cercare di capire e cosa cambiano le lotte, cosa producono in termini di cambiamento. E allora io penso che non si possa non andare indietro nel tempo e ricostruire quello che è avvenuto anche attorno all'inizio degli anni 90 in rapporto ai nuovi flussi migratori che sono prodotti, no? E il rapporto che si è dato tra le dinamiche conflittuali che hanno interessato centinaia di migliaia, milioni anche di migranti che hanno usufruito delle sanatorie, del decreto flussi, eccetera, eccetera, e che poi tutta questa massa di nuova forza lavoro che aveva lottato per i propri diritti, che aveva lottato per avere i permessi di soggiorno, per avere il diritto alla casa, tutta questa massa di migranti che è arrivata a partire anche dall'inizio degli anni 90, poi ce la siamo ritrovata esattamente all'interno della filiera logistica, non solo, ma anche in tutti quei comparti dell'industria che nel frattempo sono stati esternalizzati, sono stati dati in mano o in appalto a cooperative o altre società di questo tipo. No? Quindi sono andati a coprire tutte quelle che erano i lavori peggiori, diciamo, che erano all'interno di quella che è l'organizzazione complessiva del lavoro. No? Questo è un primo dato, no? Per cui vuol dire quella soggettività che ha inciso direttamente sulle proprie condizioni di vita, cambiando, no, il segno, no, alla clandestinità costretta, eccetera, eccetera, hanno poi riprodotto all'interno della logistica, hanno riprodotto quel tipo di dinamica. Non è un caso che noi i primi contatti che abbiamo avuto con i migranti all'interno del GLS, per non un TNT o da altre parti, erano gli stessi con cui avevamo fatto le lotte all'interno del quartiere ghetto di Via Anelli che c'è qua a Padova, o nelle regolarizzazioni o nelle battaglie per la casa, eccetera. Questo è stato, quindi c'è stato veramente, e perché comunque qua c'è un ruolo poi della soggettività, la capacità che c'è stata allora di riuscire anche a intercettare questo tipo di composizione nuova che era arrivata
ha dato la possibilità di soggettivizzare, di produrre autorealizzazione a livello di migranti, che ha prodotto quello che ha prodotto negli anni 90. E la stessa cosa poi ci siamo trovati a farla all'interno delle filiere della logistica. Quindi io dico, cioè, è sempre un dato della soggettività, della capacità di produrre, dell'intuizione può esserci, perché nel momento in cui avevamo capito che nella logistica, vuol dire, la stragrande maggioranza dei lavoratori erano stranieri, e qua adesso dirò brevemente quelle che erano le condizioni per il mondo della logistica, per tutte le aziende, è stata la manna dal cielo, cioè sono riusciti, vuol dire, a combinare quello che poteva essere all'inizio del secolo Novecento una grande intuizione a livello anche operaio, della mutualità, della cooperazione, per cercare di contrastare quello che era l'andazzo, la repressione, eccetera, i licenziamenti, eccetera, quella forma di cooperazione genuina che si era data nella forma della cooperativa, è stata utilizzata dall'intelligenza capitalistica perversa ma efficace, quindi è stata utilizzata per utilizzare tutti i meccanismi che sono insiti della cooperativa, cioè il fatto che siccome è mutualistica, siccome se va bene va bene per tutti, ma se va male per tutti, quindi in un rapporto di lavoro che era di tipo subordinato fino in fondo, ma che in realtà era invece attraversato dalla figura del socio lavoratore che avrebbe dovuto rispondere alle assemblee dei soci, eccetera, eccetera, per cui praticamente i lavoratori venivano pagati per le ore, non sulla base del contratto che facevano, ma sulla base solo delle ore che facevano, non c'era la malattia, non c'era l'infortunio, una paga conglobata con metà paga che veniva pagata totalmente in nero, quindi risparmi dal punto di vista capitalistico di centinaia e centinaia di euro per ogni lavoratore al mese. Se pensiamo che la logistica in Italia occupa il movimento terra, diciamo, escludendo le navi, gli aerei, circa 600.000 addetti, e con un fatturato, vuol dire, che supera abbondantemente i 100 miliardi di euro, capite bene cosa vuol dire avere una dimensione di rapporti di lavoro, come ho detto prima, cioè dove il risparmio che c'è mediamente per ogni singolo lavoratore è di circa 300, 400, 500 euro al giorno. Quindi questo, ho detto, è stata la manna dal cielo, la forma cooperativa. Allora, di fronte a questa situazione che abbiamo trovato, c'è stata la capacità che abbiamo avuto immediatamente legata ai cambi di appalto, e questo mi riallaccio anche a quanto diceva il compagno tedesco sul fatto dei cambi di appalto. Noi abbiamo capito immediatamente che il cambio di appalto era uno strumento micidiale, perché attraverso il cambio di appalto veniva azzerato continuamente l'anzianità di lavoro, veniva azzerato il livello di inquadramento, veniva azzerato tutto, e soprattutto nei cambi di appalto venivano usati anche per eliminare i lavoratori scomodi. Quindi una delle prime battaglie che abbiamo fatto e abbiamo vinto, e oggi il fatto che nel contratto nazionale firmato anche da CGIL e CISL ci sia oggi una clausola sociale che prevede l'obbligo di assunzione di tutti i lavoratori in caso di cambio appalto, è un elemento che è frutto della lotta che abbiamo fatto noi, di accordi nazionali che abbiamo firmato con TNT, Bartolini, GLS, SDA, quelli che sono i principali corrieri a livello nazionale, con i quali abbiamo imposto che ci sia nel cambio di appalto che tutti i lavoratori dovevano assolutamente essere assunti alle stesse condizioni, mantenendo l'anzianità di servizio, con il stesso livello di inquadramento, eccetera, eccetera. Questa è stata una delle prime battaglie che abbiamo capito immediatamente che bisognava fare assolutamente, e l'abbiamo fatto, e abbiamo conquistato contemporaneamente tutta una serie di altri obiettivi di cui parlavo prima, quindi la garanzia delle ferie, questa paga regolare, che i livelli rispondessero all'inquadramento, alle mansioni che uno svolgeva, ma addirittura abbiamo introdotto un elemento che è da questo punto di vista rivoluzionario, pensando ai tempi in cui viviamo, il fatto che i passaggi di livello vengano concepiti in maniera automatica e non legati alle mansioni, è un dato che, vuol dire, chi ha qualche anno in più
si ricorda che c'era una battaglia già negli anni 70 dove si diceva che gli aumenti salariali dovevano essere sganciati dalla mansione che uno svolgeva, no? Abbiamo reintrodotto questo principio per cui oggi nei magazzini dove siamo presenti abbiamo conquistato il fatto che si passa automaticamente di livello dal sesto J al sesto, poi dal sesto al quinto, dal quinto al quarto J e dal quarto J al quarto S dovremmo conquistarlo adesso questo nuovo passato. Quindi quello che è successo è stato uno stravolgimento totale delle condizioni lavorative all'interno del mondo della logistica, non in tutto ovviamente. Oggi ci stiamo allargando perché da quello che è la realtà TNT, Bartolini, GLS, SDA, ci stiamo allargando alla filiera quella dell'agroalimentare, di molti altri corrieri, a partire da soda, perché ogni azienda tipo Geox a Treviso ha il suo magazzino con 300 lavoratori, come la Coca-Cola, come altre importanti aziende che hanno i propri magazzini dove appunto stiamo riuscendo ad allargare anche alla filiera logistica che va ben al di là dei corrieri di cui ho parlato prima, e questo è la prospettiva nella quale oggi ci stiamo collocando con scioperi che partono un po' dappertutto, vuol dire, e che in maniera attualmente a macchia di leopardo, però stiamo cercando di ricomporre in un movimento di lotta unico che imponga delle condizioni. Noi avremo un incontro a fra breve a livello nazionale sia con TNT, Bartolini, GLS, ma anche con Assologistica, che è un altro dei grandi vuol dire, operatori della logistica, e questo è frutto della capacità di esprimere conflittualità, lotta. Questo è un punto quindi importante che fa capire come in questo mondo della logistica c'è stata realmente una trasformazione profonda a partire dalla lotta che abbiamo fatto. Ma chiaro che è stato possibile perché? È stato possibile, e cosa non è possibile da altre parti, perché qua esistono i rapporti di forza, perché il danno che fai bloccando un magazzino è qualcosa di enorme, cioè tu bloccando una notte un magazzino il tuo danno alla tua busta paga è di 60, 70, 80 euro, mentre il danno che procuri alla corriere è di centinaia, di migliaia di euro per una notte di sciopero che fai. Quindi questo è l'elemento, e la composizione diciamo che assomiglia molto alla figura, cioè, dell'operaio massa, la figura del facchino, no? Perché è un lavoro standardizzato, c'è una concentrazione, non le migliaia, però tanti magazzini sono centinaia e centinaia di lavoratori, c'è un danno molto forte che procuri facendo lo sciopero, bloccando le merci, eccetera. Quindi questo ha consentito questa grande possibilità che abbiamo creato per trasformare le condizioni materiali di lavoro, no? Chiaro che attorno a questa cosa qua si deve capire che come si possono sviluppare poi le dinamiche relazionali, no? Perché ci rendiamo conto che rischia di essere qualcosa anche quasi di neocorporativo se non riesce a collegare, no, col tessuto sociale, l'importanza quindi del rapporto con le dinamiche sociali esistenti, perché non è più possibile solo ragionare in termini, vuol dire, di lotta sul posto di lavoro, se non ti colleghi a dinamiche, problematiche ambientali, problematiche della casa, problematiche di come la qualità della vita più in generale. Quindi è fondamentale, questo è lo sforzo che stiamo facendo, è sempre quello di riuscire anche a interagire con le dinamiche sociali all'interno dei territori. Però è chiaro che parti da un punto di partenza molto forte, e qua apro un altro ragionamento e dopo vado alla chiusura, che parla delle relazioni e dei possibili percorsi di organizzazione che abbiamo prodotto e come li abbiamo prodotti. Qua c'è un compagno, anche Roberto del Sicopas. Noi abbiamo costruito, noi non ci conoscevamo con il Sicopas, non avevamo avuto mai rapporti di nessun tipo. Abbiamo scoperto, no, che leggendo, no, su internet eccetera, che le lotte stavano facendo loro e le stesse lotte facevamo noi. Quindi è sorta spontaneamente la necessità di raccordarci per unire, e se quello che abbiamo ottenuto oggi a livello nazionale è frutto di questa
e di questo intreccio, di questa collaborazione, che se anche se siamo due forme sindacali diverse, però abbiamo agito come se fosse una unica forza sindacale che si contrapponeva alle dinamiche padronali, no? E questo è anche il messaggio fondamentale che noi vogliamo lanciare a quella che è la realtà del cosiddetto sindacalismo di base, no? Che oggi non esistono, non possono esistere, vuol dire, dinamiche di tra vertici di sindacati che si trovano, discutono e pianificano, no, ma deve esserci qualcosa che parte direttamente dalle lotte, dalle dinamiche di lotta vere che si costruiscono. Su questo puoi costruire un orizzonte diverso da quello che c'è stato che fino adesso, e senza puntare al fatto, no, di dire è vero, si stanno producendo a volte forme concorrenziali di vario genere, però questo dovrebbe, io penso, bisognerebbe arrivare, come dire, quasi a firmare, a sottoscrivere una specie di codice etico tra chi vuole costruire conflitto realmente e chi invece vuole costruire rappresentanza fuori dal conflitto o all'interno di dinamiche che non hanno niente a che vedere con la necessità di cambiare realmente le condizioni materiali all'interno del mondo del lavoro. Quindi questo è un altro input fondamentale, cioè quello di dire: dobbiamo costruire, così come a livello internazionale, e chiudo, l'esempio Amazon, no? Qua in Italia sappiamo che qua, insomma, Amazon è arrivato, sta aprendo magazzini un po' dappertutto, parlo solo qua a Padova, hanno aperto un magazzino qua appena fuori Padova, ci lavorano circa 100 autisti, driver e una quarantina di facchini. Abbiamo provato, e quello che veniva detto un po' da tutti, il clima di terrore che è stato creato qua all'interno di quel magazzino. Noi siamo andati un paio di volte a cercare anche di comunicare con questi lavoratori. Avevano l'ordine, quando sapevano che dovevamo arrivare, l'ordine tassativo di passare, noi eravamo là con i volantini per parlare, con l'impianto per comunicare, su 100 autisti che sono passati, hanno aperto il finestrino per prendere il volantino una decina. Questo per dire il clima. Noi abbiamo dei lavoratori che vengono però terrorizzati perché hanno un rapporto a tempo determinato, li hanno già fatto con le agenzie interinali, li hanno già fatto 30, non so, 10, 15 rinnovi, no, del contratto, perché attraverso l'agenzia interinale. Quindi ci siamo consapevoli fino in fondo della difficoltà che ci sono, e quindi è chiaro che però su questa strada noi vogliamo continuare. Penso che così in Amazon, ma io penso anche per quanto riguarda tutti quanti gli altri colossi della logistica, è fondamentale che riusciamo a trovare delle forme di comunicazione, e ci abbiamo provato varie volte, che noi abbiamo partecipato a forme di riunioni anche a livello europeo con Solidair, eccetera. Quindi credo che questa sia la strada giusta da percorrere, e quando arriveremo a costruire sia per Amazon, ma anche per TNT FedEx, per GLS, per UPS, per DHL, delle forme di sciopero transnazionali, penso che avremo fatto un altro passo in avanti in una strada che è quella di cercare di cambiare realmente le condizioni di sfruttamento di migliaia e migliaia di lavoratori.